L'incidente nel pomeriggio di venerdì 26 aprile, poco prima delle 17, in via Valperga, angolo via Pomatto a Busano. A scontrarsi una Ford Kuga e uno scooter. Il motociclo, con sopra due persone, è finito giù nella roggia che costeggia la carreggiata, mentre l'auto ha terminato la sua corsa contro il muretto di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco di Ivrea e i Carabinieri di Cori e Brabania. I due sullo scooter, un giovane di 29 anni e una ragazza di 39, entrambi di Trascorsano, sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale di Quarnier. Illeso il conducente della vettura, un uomo sulla quarantina, che ha rifiutato il controllo in ospedale. Accertamenti in corso sulla dinamica. Lo so, vabbè, ma voi che non fate il 50% lontano.